Ehi là ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su State of Decay 2. Allora ragazzi, andiamo avanti, vediamo di espandere eventualmente un po' il nostro avamposto. Ho appena letto che se non ho letti sufficienti per tutti, qualcuno potrebbe addirittura morire, quindi mo vediamo anche sta cosa, perché effettivamente io vorrei capire, ma quanti siamo? Siamo quattro, quanti letti abbiamo? Su a sinistra dovrebbe starci sta cosa, no? Non capisco quanti letti abbiamo. Io vedo quattro persone. Vedo quattro persone. Uno, due, tre. Il quarto dov'è? Vabbè, ora facciamo una cosa. No, devo vedere una cosa perché. Ecco qua il quarto. Allora, in pratica io ho visto che. Vedete giù a sinistra? Il mio personaggio ha bisogno di dormire perché lo stiamo usando già da un po' troppo tempo. Ok, abbiamo quattro letti. Ok, quattro letti, quattro persone, quindi va bene. Vedete che è molto stanca, quindi direi che non lo so, prendiamo qualcun altro. Assumi controllo. Ok. Però devo vedere mo le armi di sta tizia. Oh, c'ha un bel macete. Ok. Beh, effettivamente, ok, c'è una pistola. Allora, benissimo. Deposita. Abbiamo troppa roba qua con noi. Ok, lo zaino è piccolino, ma vabbè, mi basta. Per ora dovrebbe bastarmi. Munizioni calibro 22. Per le munizioni comincia a essere un problema perché io ho tutti questi personaggi e quindi avrò bisogno di tante munizioni. Vediamo un po'. Fabbrica e produci munizioni. Io ho bisogno delle munizioni 22. Questo che cos'è? Che cos'è? Aumenta la nostra scorta di munizioni. No, io ho bisogno di creare munizioni. Fabbrica oggetti. Come si fanno le munizioni? Boh, produci risorse. Oh, non lo so. Boh, non lo so. Staffa munizioni. We need a new source of construction materials. Boh. Ci serve una nuova fonte di. Non ho ben capito. Va bene, parla con Tisha. Per ora andiamo avanti, raga. Per ora semplicemente andiamo avanti. Certo, fare a cambio di personaggio un po' mi confonde, no? Perché magari lascio un oggetto utile su di uno e poi non me lo trovo nell'altro. Guarda quello come si riposa bene, oh. Buongiorno, signori! Allora, andiamo a parlare con Tisha. Buongiorno! Vediamo un po' sta Tisha. Dove Tisha? Ciao Tisha, com'è? T'a posto? By taking out that play cart, you really showed us what you're made of. Perché se parliamo fuori casa è un problema? Vabbè, sì, è un problema. Buongiorno, signore! Mazza, buono sto coso. Spacco tutto, ti spacco. Avanti. Problema risolto, ma possiamo parlare? Senza che mi fate cagare addosso, però. Allora, We're Tisha, very com'è? impressed by what you've done here. We'd like to visit your base and talk about the future. Vogliono venire nella nostra base? Fidarsi è difficile, ma è sicuramente un buon passo. Ok. All right, lead the way. I'm right behind you. Quindi mo questi in teoria potrebbero diventare della mia squadra. Torna a casa con i potenziali alleati. Però il problema sapete qual è? Che non c'è posto per tutti. Quindi il secondo avamposto non si può Finally adoperare. clearing out one of those play carts is a big first step. Exactly how many are there? Most of town is crawling with plague zeds. It's really bad. Believe me, other LOL. towns have it worse. Torna a casa con i potenziali alleati, eccomi qua. Hey, these are our neighbors coming over to say hi. Wait till you hear the bad news they just told me. There are plague hearts all over town. But if we work together, we could clear them out. I don't mean to be rude, but we barely know you.
An alliance feels a bit premature to me. I disagree. In fact, I think we'd be better off if our two groups joined into a single community. Uh-oh. Whoa, slow down, kid. What happened to the idea of just being friendly trading partners? I think it's only polite to ask our neighbors what they want. We can't make the choice for them. Ok, è un bel casino. Praticamente c'è chi vuole l'alleanza, c'è chi non li vuole. Quindi che cacchio devo fa? Parla con Tisha. Quindi mo praticamente mi devo piare una bella responsabilità. I'm serious about that offer to join you here. Vogliamo formare un'alleanza. E sinceramente non lo so, perché io non ho letti per tutti. Come cavolo famo? Cioè, li posso spostare poi? Ma io li prendo, dai. Sei persone sono meglio di quattro. Dai, siamo pochi. Come sopravviviamo in quattro? Cioè, alla fine... Che se sta pisciando addosso questa? Good call. I think this will work out well. Speriamo. Like you're a bit short on bunks, though. Esatto, siamo a corto di letti. We can handle it. Just think of it as rustic. Some people used to pay a lot for that kind of thing. Ok, non so, gli effetti... In my opinion, there's one thing really holding us back right now. We don't have a clear survival plan. We're just running around. We need one person to set our agenda. We need a leader. Ci vuole un leader. Scegli un leader, sì, vado a pigliare un leader. La personalità di un'associazione di leader può diventare. Le quattro leader bloccano ciascuno le proprietà di strutture e missioni. Prova a diventare leader nei panni dello sceriffo, signore della guerra, costruttore, commerciante. Oddio. Oh, che this ne so. This may not surprise you, but I have some thoughts. As your sheriff, my number one thing would be making this town safe for everyone. Essere uno sceriffo. Uno sceriffo crede nella difesa dei cittadini e si assume rischi per aiutare gli altri. Non tollera i razziatori e i ladri. Può costruire un ospedale da campo, oltre a salotti e poligoni di tiro. Ma a me sta bene lo sceriffo. Come si fa a fare lo sceriffo? Sì, ma scusa, è per lo sceriffo, costruttore, commerciante e signore della guerra. E lo sceriffo dov'è? Non me la dà la possibilità di scegliere sto sceriffo a me. Allora, parla con Savannah per costruttore, commerciante o signore della guerra con Prater. A sto punto famo signore della guerra, perché in un posto come questo qui bisogna difendersi. What I'm worried about is other people and what they're capable of. Ok, quindi abbiamo messo lei come leader, ok? Contempla i tuoi obiettivi storia. Che devo fare? Abbiamo prodotto delle munizioni. Vediamo che missioni abbiamo. Obiettivi comunità. Serpe in seno. I noticed one of those freak zombies over by the ranger station. Stabilisci una nuova casa. Promuovi un leader. Oh, andiamo a fare sta questa, raga. Non ci sto a capire molto. Mi sta confondendo di brutto. Andiamo a dare un'occhiata, va. Che tutta sta roba di leader qua mi sta confondendo. Allora, mi ha messo subito in mezzo a un mucchio di roba. Allora, un chilometro. Scusi, non l'avevo vista. Mi perdoni. Oddio, che cacchio è? Quello è straveloce. C'era uno zombie straveloce. Ci siamo allontanati un bel po', eh? È un bel posticino lontano questo. Check that place out. I wonder if we could make it cozy. Wow! Quanta roba. Oh, wait, wait, wait. Lol. Mi sa che qui è tosta, qui deve essere tosta. I found a truck stop.
The curb appeal isn't great, but it's got good bones. And that auto shop would be great for fixing up our vehicles. Vede che m'ha visto? Mi sa che m'ha visto, sì. Ah, lascia stare la mia macchina, con notazzo! Che devo fare? Rivendica una nuova base. Questa è bella. Metti in sicurezza la base. Esplora. Oh, andiamo, dai. Che sta facendo? Vai, mettiamo in sicurezza il posto. This one's locked. I hope nothing heard that. Oddio, 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 tizio gigante. Dai, girati. Dai. Oddio, questo. E chi l'aveva visto? Ok. Questa era una stanza che andava guardata. Manca un'ultima stanza da controllare. E come ci si va? Mi sa che c'è una stanza sul retro. Comunque sto posto è meglio. Eccola. We could make a new base here with some work. Sì, non è affatto male qua. Allora, rivendica la base, esplora. No, no, questo buono è come posto. 4 paccheggi. Eh beh, sì, dai. Ci sta. Dai. Sto posto qua è bello. È un po' lontano, ma... Potenziale casa. Valuta cosa ha da offrire questa base. Controlla se soddisfa i requisiti e decidi. Allora, richiede... Beh, ah, praticamente ci spostiamo proprio. Ci spostiamo perché... Che ne so io. Penso. Parcheggio 4, officina per auto, buono. Che cos'è? Una consegna di Cleo modello originale che non si è attivata, ma che è? Non so che cos'è sto coso. Cucina, guardia serbato, bu, supporta due guardie armate, buono. Posti a sedere. Spazio totale 14, molto meglio, non c'è molto spazio nell'altra casa. Il trasloco comporta lo smantellamento delle strutture e il rimborso delle risorse. Quindi mo dobbiamo traslocare, dobbiamo smantellare casa e passare qua. Ma sì, è meglio. Qui c'è più spazio. Scopri di più sulla nuova casa. In che senso? Ah, sono già arrivati. Ok, che devo fare mo? Costruisci un'infermeria per curare i sospetti. Oh, guarda quanta roba che c'è qua. Mi serve quindi una bellissima infermeria. Oh, che cacchio succede? Che succede? A chi spara chi sto? Non si sa a chi spara. Allora, a me serve costruire... A me serve... Ha detto un'infermeria. Non abbiamo un'infermeria. Ok. Allora, diamo un'occhiata. Effettivamente l'infermeria non c'è. È importante. La facciamo. Costruisci l'avamposto. Costruisci i letti. È vero. E dove li famo sti letti? Che cos'è sta roba? Cucina. Ripara la struttura. Giustamente era scassata. Questa è la radio. Che cos'è questo? Posti a sedere, letti 1. Tutto qua.
solo un letto, ma così poco. Non lo so. Spazio grande, no, non ce l'ho. Oh, mettiamo più letti, va. Oh, male che va, smantelliamo. Siamo parecchie persone, siamo tanti. Oh, speriamo bene, dai. Raggiungi cartellone rovinato. Qui cos'è? Posso pigliare carburante, immagino. Dov'è che devo andare? Raggiungi cartellone. Dov'è sto cartellone? I'm taking off for a while. Promuovi leader speciale all'area. Ispeziona l'area. Ah, questo cartellone. Maybe we could share a bit. All right, time to climb. Ehi, che bel di dietro. Allora, che c'è qua? Let's look around. Prendi la mira per entrare in modalità sopralluogo. Ah, ok, per segnarmi luoghi nuovi. Well done with my survey. It's not great out there, but I've seen worse. I say we get to work scavenging some of these places. Oh, clinica, una farmacia. Take a look at our resources and figure out what we need most. Okay, nothing more to see here. Ok, ci siamo quindi segnati. Porca miseria! Come si fa a scendere mo di qua? Una bella. Oh! Ma si scema però, ah! Ma non si aggrappa! Ma che matta! Ma mica si aggrappa questa! Al massimo si è bevuta la aggrappa! Facciamola riposare, va! Visto che già è mezza morta! Non mi va mica di andare in giro con questa tizia mezza morta! Costruisci i letti! E l'ho fatto! Però... non lo so, quanti letti abbiamo qua in tutto? Ci sarà scritto da qualche parte quanti letti ho? Meno due. Più uno letti. Smantella. Cioè, in teoria, forse posso fare più letti. Sinceramente non lo so. Smantelliamo e poi proviamo a fare altri letti. Intanto cerco di farmi sostituire, sì. Visualizza area. Posto a sedere. Mi devo far sostituire. Posso parlare con sto tizio? Hey, good to see you again. Hey, can you take okay. over? Beh. Ottimo il cambio. Ok, calibro 22, va bene. Kit di pronto soccorso. Allora, ma questo è sempre un letto solo. Due letti, penalità al morale. Perché? Ah, ok. Non ho ben capito, raga. Ok, quello era un letto. Speriamo che questi sono due. Se questi sono due, questo lo tolgo e dovrebbero diventare due, no? Mazza che capelli che c'ha questo. Ok, ho fatto una cagata. Due cagate. C'è nessuno? Sì, c'è qualcuno, cacchio. Chi è?
Ciao. Dove vai? Ok. Non c'è niente di buono qua per me. Oh cacchio. Questi mi sa che sono pericolosi. Questi mi sa che sono leggermente pericolosi. Meglio toglierseli di mezzo a questi. Ok, non mi piace avere sti tizi vicino. Allora, ma è possibile che non c'è niente qua? Niente di niente. Non c'è niente. Nessuno in casa? Better than nothing. Ma che me ne devo fare? Scatola di semi. Beh, può tornare utile piantare qualcosa. Luogo non sicuro? Ah, ok. Nel senso che potrebbe diventare un avamposto. Medicine, scatole di semi. Ci sono ancora due bauli. Christ, that was way too loud. Ok. Ma questo l'ho già controllato, questo no. This place is empty. Time to go. Building a good community here. Thanks. Ok. Allora. I can actually use this. Martello di sfondamento. Beh, lo pigliamo e praticamente recuperiamo qualcosa. Bomba e proiettili, buono, questi possono sempre tornare utili. Abbiamo quindi dato un'occhiata qui a sta zona. Devo andare a vedere a casa com'è la situazione. Ma fa cagassotto questo che spara. Oh porca miseria. Questi me li tengo. Ok, praticamente ci stanno difendendo dagli zombie che si avvicinano. Oh, sì. Smantella. In pratica posso costruire i letti giusti. Però quando spara, Ghist. Ok, ma che pare un cimitero qua dentro. Usa l'infermeria? No. La cucina, bene. Io già mi sono svuotato. Qua c'è il deposito. Allora, ci siamo? Ora qua ci facciamo dei letti nuovi, così siamo a posto. Ci siamo quasi. Due letti. Costruisci due letti. Bene. Così saremo a posto.
C'è posto per dormire per tutti. C'è posto per tutti, sta bene. Vabbè, raga, vedo che il tempo è volato via, quindi ci siamo spostati in una base più grande. Purtroppo alcune cose ancora non le ho capite, tipo il leader. Vabbè, ci arriviamo piano piano. L'importante è che abbiamo un posto dove dormire, almeno quello. Un posto più sicuro, un posto più circondato meglio, con due guardie. Sicuramente è più facile sopravvivere così. Ok, quindi ragazzi io vi saluto, spero che il gameplay vi sia piaciuto, mi raccomando commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su, ci si becca presto ragazzi, ciao alla prossima!